ragazzi, alcune linee guida su quanto volume fare giornalmente e settimanalmente. Cerchiamo di rimanere sul pratico perché, come dico sempre, a furia di dipende, 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 non si capisce mai niente, c'è disinformazione. Prendete un numero di serie che secondo voi potrebbe essere giusto per dare un buono stimolo, quindi un numero di serie che solitamente vi fa avere dei dolorini per 1 o 2 giorni, che possono essere, se tirate al cedimento, poche, non tante, 4, 5, 6 per ogni gruppo muscolare, anche 3 siete bravi. Se invece non li tirate a cedimento potete permettervi di fare qualche serie in più e vedete se per la sessione dello stesso gruppo muscolare dopo riuscite a recuperare in tempo. Ci sono 3 opzioni. Fate la vostra prima sessione e recuperate in tempo. La volta dopo aggiungete una serie, se volete fare più volume oppure aggiungete una tecnica di intensità, lì poi non stiamo parlando di progressioni. Opzione numero 2, non recuperate in tempo e quindi sapete che la prossima volta o fate uguale, che probabilmente un po' di adattamento ci sarà stato, oppure togliete qualcosina. Opzione numero 3, avete il giorno dopo 0 dolori. Quindi mettiamo caso, avete fatto questo muscolo in particolare lunedì e vorreste rifarlo giovedì. Nella prima opzione l'avete fatto il lunedì. E giovedì non avete più dolori, vi è rimasto magari fino a mercoledì, martedì sera, insomma. Opzione 2, giovedì siete demoliti o comunque avete dei dolorini e non riuscite a spingere come il lunedì. Opzione 3, invece, già martedì non avevate nulla, nulla di nulla di nulla. Non avere dolori non è sinonimo di non aver dato un buono stimolo, però se questo è perpetrato nel tempo, vuol dire che probabilmente non state progredendo abbastanza, cioè potreste progredire di più facendo qualcosina in più, o di volume o di intensità. Quindi se ogni volta finita la sessione del gruppo muscolare che dovete allenare non avete dolori il giorno dopo, non vi preoccupate per le prime settimane, ma se la cosa continua, fate qualcosa in più. Vuol dire che state facendo progressi, quindi potreste anche rimanere così, ma potreste averne di più facendo qualcosina in più. Solitamente, soprattutto per la grossa quantità di volume spazzatura che c'è in giro, è sempre meglio, è sempre consigliato togliere qualcosa. Però, se vi accade questo processo, sapete che qualcosina dovete aggiungerlo. Quindi ripeto le linee guida. Non avete dolori entro il giorno prestabilito per ripetere la sessione o comunque cambiando qualcosa. La prossima volta aumentate di qualcosa. Avete dolori assurdi? Togliete qualcosa. Ogni volta non avete mai dolori, neanche il giorno dopo, appena fatto, dopo una bella notte di sonno. Ovvio che se non avete dormito tanto dovete mettere in considerazione altri fattori. Qualcosina, fate dei test per qualche settimana, continuate così. Qualcosina glielo mettete. Quanto volume fare? Allora, va a seconda dell'intensità. Se riuscite a tirare veramente e cercate i video di magari bodybuilder natural pro, se veramente tirate le serie a cedimento come loro, basta poco volume, 2, 4, 6 serie a seconda se dovete fare più muscolo o un altro, serie fatte bene a cedimento con non tanti esercizi, ogni volta che fate quel muscolo vanno benissimo, quindi dalle 2 alle 6 con intensità a cedimento puro, più anche parziale magari. Se invece tenete un bel buffer, salite di serie. Se tenete buffer 2, 10-12 serie a sessione per muscolo vanno benissimo. Buffer più alti non mi piacciono tanto, anche perché sono difficili da riconoscere, dovete essere molto bravi. Potete fare anche più serie, quindi dalle 12 alle 20. Quando vi state specializzando in un gruppo muscolare, aggiungete volume e ovviamente intensità anche a quel gruppo muscolare e ne togliete dagli altri per recuperare meglio. Questo è come si fa e non si discute tanto perché ci si arriva logicamente. Quando non riuscite a crescere in un gruppo muscolare, prima di domandarvi se sia il caso di fare di più, cercate sempre di capire come fare meglio. Magari la vostra tecnica è ancora acerba, non è perfezionata al massimo, quindi prima di aggiungere serie fatte male, fate quelle serie che fate di solito meglio, poi da lì, una volta che siete sicuri di spingere bene, aggiungete serie. Queste sono le linee guida, nient'altro da dire.
Se avete domande scrivetele qui sotto e ci vediamo alla prossima.